Buonasera ragazzi e benvenuti nel mio canale Allevamento Amatoriale di Raffaele Esposito. Prima di iniziare con il nuovo video, vi invito ad iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina. Buonasera, voglio e benvenuti nel mio canale. Beh ragazzi, stasera vi volevo parlare di questo simil agaromo. Vi dico simil perché ci sono dei motivi, non perché l'agaromo in questione è stato comprato per pochi euro in uccelleria, quindi sicuramente sarà uno scarto di una selezione del tutto italiana. Vi dico del tutto italiana perché ci sono altri motivi, ma questi motivi, questo video non è volto a svelare questi motivi. Questo video è per farvi vedere questo simil agaromo praticamente. E che praticamente ho comprato recandomi dal mio grossista praticamente e trovandolo tra le cocorite, gli ondulati di colore normali, e è stato pagato un prezzo irrisorio perché, come dicevo prima, sicuramente è uno scarto della selezione del tutto italiana. Prendete queste parole per buone, perché il video non è atto a spiegare queste cose, ma spiegheremo queste cose martedì sera in una live di ornitologia live con l'amico Francesco. Ci sarà un amico che alleva proprio agaromo e vi farò vedere che il vero agaromo non è quello italiano, non può essere questo nel video, e capiremo il perché. Cercherò di far all'ospite, cercherò di farci spiegare a prima vista qual è la prima caratteristica che gli fa dire questo è un vero agaromo, questo è un simil agaromo. Perché lo capiremo in live, non lo posso svelare, anche perché non sarà una mia live, è una live, infatti già vi ho detto molte cose, è una live che faremo insieme all'amico Francesco, ovviamente, sperando di esserci e sperando di non essere impegnato col lavoro. E niente, trovando questo piccolo agaromo, che poi sapevo che non era un animale selezionato, anche perché questo è stato pagato irrisorio, un prezzo irrisorio. I veri agaromo girano sui 140, i veri, cioè gli agaromo della selezione italiana girano sui 140, e poi vi faremo dire in live il prezzo del vero agaromo, cercando di farvi capire tutte queste cose. Beh, che dirvi, ragazzi, il pappagallino è quasi immobile, non ha voglia di, per me è una femminuccia, non si è proprio mostrato praticamente. E niente, non si smuove. Eccolo, volevo farvi vedere. Per quanto non sia un agaromo, ha delle caratteristiche dell'agaromo, che sono il ciuffo, come vedete, anche se non è selezionato, e quella sorta di fiore sulle scapole, cioè tra le ali.
Quindi, vedi, volevo mostrarvelo se si fa riprendere praticamente, eccolo. E questo è un simil agaromo. Che dire più, ragazzi, la cosa importante ve l'ho detta, cercate di essere nella live perché gli italiani, la selezione, gli standard non stanno seguendo la giusta riga. Io e l'amico Francesco ce lo siamo sempre detti. La differenza abissale che si nota ad occhio è tra il diamante di coordinatura e quello allevato, purtroppo. Sugli agaromo, purtroppo, non esistendo in natura, effettivamente non si sa quale sia la forma giusta. Però effettivamente ci sono queste notizie che sveleremo in live. Io ho fatto una breve chiacchierata con l'amico Francesco, che a sua volta ha chiacchierato con l'ospite. Quindi, ragazzi, ci vediamo martedì sera alle ore 20 sul canale Ornitologia in Live. Mi raccomando, seguiteci in tanti e se avete delle curiosità sul mondo degli agaromo, potete venire in live e porci le domande, non a noi, soprattutto perché adesso mi sto avviando, adesso sto approcciando a questo fantastico mondo di questi animali, quindi so zero su di loro. E potete porre le domande all'ospite in live. Adiù. Ci vediamo. Vi aspetto martedì sera alle ore 20 sul canale Ornitologia in Live e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, adiù.